Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video dei prodotti smaltiti negli ultimi 2-3 mesi. Non sono tantissimi, però visto che ormai siamo a metà marzo, vorrei svuotare questa bustina per non evitare di riempirla troppo e iniziare già a mettere 2-3 cose che ho finito in questi primi 10 giorni di marzo. Quindi iniziamo subito. Allora, tutti i prodotti che vi sto per mostrare vi lascio ovviamente le indicazioni giù nell'info box. E un attimo, io mi metto un poco più comoda. Oh, ok, va meglio. Dei prodotti che esiste la recensione sul mio canale, ovviamente trovate il link che vi rimanda al video di riferimento con il minutaggio e null'altro, quindi partiamo subito. Primo prodotto che spunta è questo doccia schiuma della Eco Select. È un doccia schiuma emolliente con olio di argan bio con glicerina. Allora, è da 300 ml. Allora, questa confezione, per quanto riguarda il bagnoschiuma a casa, che utilizzo solo a casa, cerco di mostrarne uno ogni 4 più o meno, 3-4, dipende dalle confezioni che si utilizzano a casa e da piccoli altri fattori. Non vorrei mostrarveli tutti perché questo tipo di video sono video in cui si mostra che è possibile terminare e non avere prodotti smezzati in giro per casa. Quindi, visto che ovviamente la doccia a casa la utilizzo non solo io ma tutta la mia famiglia, quindi ne mostrerò uno ogni tot. E quindi un utilizzo effettivo di una sola persona. Quindi comunque sorvoliamo questo punto. Questo bagno doccia schiuma l'ho comprato a Ischia in un supermercato. Praticamente l'albergo dove siamo stati aveva i campioncini, quelli nelle bustine, che ti lavano praticamente poco e niente. Quindi, onde evitare di rimanere sotto la doccia non del tutto lavati, siamo scesi al primo supermercato disponibile e l'ho comprato. L'abbiamo iniziato a utilizzare insieme io e mio fidanzato, poi il resto l'ho lasciato a casa ed è stato utilizzato. Aveva un buonissimo profumo. A me sapeva di miele, anche se non c'è miele. Sì. Lascia la pelle molto morbida, ovviamente io la incremo sempre, però non ce n'è bisogno. Fa una bella schiuma morbida, facile da risciacquare. È stato veramente un buon prodotto. Poi proseguiamo, vediamo quante salviette ho. Di solito ho sempre delle salviette in giro. Solo una confezione, sempre quelle della seta blu, sempre dall'acqua micellare per pelli sensibili. Dalla triplazione detergono, idratano e leniscono 40 pezzi se non erro, sì, 40 salviette, struccano benissimo qualsiasi tipo di trucco, rossetti importanti, trucco waterproof. Ora sto usando un mascara della Sien, se non sbaglio, sì, che è waterproof. Se mi ricordo vi lascio il link alla recensione. Non mi fa impazzire, come potete vedere, una sola passata, l'effetto è molto soft, però comunque è resistente all'acqua. E queste salviette all'acqua micellare riescono a struccarmi anche quello. Poi ho terminato della Camomilla Schultz, il mio balsamo ravvivante preferito, per capelli più morbidi, senza parabeni, siliconi, coloranti chimici, oli derivanti dal petrolio, 100% camomilla bio, capelli chiari. È un barattolo da 200 ml, lo compro e lo ricompro da sempre. Amo il profumo di camomilla che sprigiona, aiuta a districare i capelli, il profumo di camomilla rimane sui capelli, è bellissimo. Tutta la linea Schultz, io l'ho provata tutto, shampoo, balsamo, mascara, è tutto, mi piace tutto. Poi ho terminato della Cliosan, questo After Sun, un latte dopo sole lenitivo. È già il secondo anno che compro questo dopo sole da 250 ml e ovviamente poi lo termino come crema normale idratante durante i primi mesi dell'autunno o comunque dell'inverno. Quello che mi piace tanto di questo After Sun dopo sole è che anche se sei leggermente ustionata, non del tutto perché cerco ovviamente di non ustionarmi mai la pelle, però
Seppure un giorno ho esagerato con l'esposizione solare e mi sento la pelle tirare, ci sono tipo la glicerina invece vegetale, gli oli di mandorle dolci, l'aloe vera che è molto idratante e lenitiva e l'estratto di cocco che ti rimettono in vita. Ah, in vita, sì, ti rimettono in vita. Profumo classico, anche questo mi piace tanto. Ho finito anche la seconda confezione delle mie capsule integratori per unghie e capelli. Allora, ora ve ne devo parlare perché l'altra confezione ovviamente non vi ho mai, visto che mancava ancora la seconda scatola, non vi ho detto il tutto. Comunque la marca è della Arco Pharm. Si chiamano Arco Capil, capelli e unghie. È una formula fortificante, vitalità, brillantezza e forza con ferro, zinco, selenio, rame, biotina, cistina, metionina, acido folico, vitamine B5, B6, D3. È un programma 3 mesi, sono 2 scatole ho comprato e vanno prese 2 capsule al giorno. Vediamo se c'è scritto qualche altra cosa. No, allora io ogni anno più o meno nel mese di settembre, ottobre, quando vi ricordo, faccio la mia full immersion con questo tipo di integratore che aiutano a rafforzare i capelli durante il periodo della caduta delle castagne e rafforzare anche le unghie. In questo periodo i miei capelli devono essere tagliati, dopo che ho registrato questo video, perché mi sono dimenticata di farlo prima, chiamerò il mio parrucchiere e chiederò un appuntamento per sabato. Oggi è mercoledì, speriamo che me lo riesca a dare, perché devo io tagliare un po' i capelli. I miei capelli comunque hanno una buona forza, li sento più forti, meno sfibrati, ci sono doppie punte perché ovviamente il capello è cresciuto dall'ultimo taglio, però non è così rovinato. Vedo nascere nuovi capellini, questi non sono capelli da strappo, ma sono veramente nuovi capellini, perché qua l'anno scorso avevo un po' di zona rada e ora invece stanno ricrescendo. Per quanto riguarda le mie unghie, le sento e le ho sentite molto più forti. Durante il periodo di Natale, io di solito le porto corte. Perché, come vi ho sempre detto, giocando a pallavolo l'unghia lunga è pericolosa, ci si fa male. Una pallonata, qualsiasi cosa, meglio tenerle corte. Durante le feste di Natale avevo deciso di farmele crescere, anche se avevo gli allenamenti, avevo anche le partite. Però ho detto: vabbè, Natale, mi voglio fare le mani più carine. Allora, io non le ho limate per 3 settimane. Avevo le unghie lunghissime, fortissime, ci ho fatto allenamento, ho cambiato gli smalti, ho fatto pulizia, ho lavorato al PC, non si sono spaccate. Quindi un integratore o l'altro funge sempre. Per settembre ho già l'altro integratore pronto da utilizzare. Poi c'è anche della Cosmesi, però vorrei passare prima per le creme. Allora, questa crema della Eufolia è un Eco Bio Cosmetics crema viso idratante setificata, certificato ICEA. Allora, da 50 ml. Questa crema non ve l'ho mai recensita perché mi era finita la crema, quindi l'ho subito messa in utilizzo e poi me ne sono dimenticata. Fortunatamente che faccio questi video di prodotti smaltiti. Confezione in vetro, trappo di plastica e sottocoperchio di protezione. Allora, era una crema soffice, idratante, non pesante, si assorbiva nel giro di pochissimo, la pelle risultava rimpolpata e in più non guasta, era bio. L'ho comprata da Idea Bellezza, non l'ho pagata neanche tanto perché era anche in offerta intorno alle 5-6 euro, forse 7. Mi è piaciuta tantissimo. Ci ho fatto anche la mia miscela fondotinta e all'orecchio, chiedo scusa, fondotinta e crema, per una crema delicata, una crema colorata delicata, e non ha dato fastidi, non ha fatto papozze esagerate.
Mi è piaciuta tantissimo, veramente. Veramente una buona, buona crema. Era, si assorbiva velocemente, però riuscivo comunque a fare tutti i miei massaggini, perché faccio i massaggini per la fronte, massaggini per le rughe nasolabiali, per il collo, per la mascella, il collo, il décolleté, e si riusciva a fare un sacco, si riuscivano a fare un sacco di massaggini. Un'altra crema che ho finito, questa però ve l'ho recensita, quella della Benecos, la crema mani, la hand cream al albicocca e sambuco. Faceva parte di un trio che mi fu regalato a Natale dalla mia cognata. Da 75 ml, una crema fresca, facile assorbimento, idratante, profumata, buonissima. Poi ho terminato, diciamo terminato, questo top coat effetto gel della Deborah. Non si legge più nulla, ma riconosco la scatola. Però ho il numero 00 Plumping Effetto Top Coat. Plumping Effect Top Coat. È rimasto questo stratino, ma ormai del tutto solidificato, quindi inutilizzabile. Fa i fili, no, non si può proprio utilizzare. Ora mi sto facendo una chiavica. Allora, l'ho sempre detto, io devo evitare assolutamente gli effetti plumping, gel, eccetera, perché le mie unghie si muovono troppo sotto e quindi fanno quelle antiestetiche crepe, che su uno smalto chiaro non si vedono, ma io amo molto i colori scuri sulle unghie o colori particolari e là si notano tantissimo. Però come effetto è buonissimo. Anche come top coat che sigilla era buonissimo, però non lascia muovere la mia unghia e quindi devo ricordarmi di non comprarli. Poi ho terminato, passiamo prima alla base, il fondotinta dell'Eofidra, fondotinta fluido SPF 25. Io avevo la numerazione FF01 nudo, forse leggermente troppo chiara per il mio incarnato, un flaccone da 30 ml con questo tipo di pompetta, non ce n'è rimasto neanche un po', no, forse una gocciolina, ma non si riesce a prelevare. Di questo prodotto esiste una recensione, un video recensione molto approfondito, ve lo lascio nelle schede informative. Vi ho mostrato come lo applico di solito, che cosa ne penso e altri diversi tipi di applicazione per cui questo fondotinta mi è piaciuto veramente tantissimo. Costicchia, però la base completa non la faccio quotidianamente, la faccio un paio di volte a settimana. Può capitare qualcosa in più se devo, ho qualcosa di importante da fare, quindi ho bisogno di una base, però di solito un paio di volte a settimana. Faccio un total face. Una cosa che mi è dispiaciuto è che il tappino, non so se si vede, si è spaccato nel giro di 2 settimane. Poi ho terminato uno dei mascara per me top al mondo della Rouge, la Miss Etoile 3D Black Volume, da, non c'è più scritto se è cancellato da quanti ml era. Buonissimo, anche di questo c'è la recensione, era di quei mascara con i tre pallottoli, non c'è proprio ormai pochissimo, forse potrei fare qualche altra passata, vabbè, sorvoliamo, no, ormai puzza, lo tengo aperto da troppo tempo, ormai puzza. Verso la fine l'ho rivitalizzato più e più volte con delle goccine, dei colliri per lacrime artificiali per gli occhi. E sono riuscita a portarmela avanti per un altro pochettino, perché non lo volevo abbandonare, mi è piaciuto tantissimo. Se lo dovessi ritrovare, lo voglio riprendere. Ultimo prodotto per questo video, ho terminato questa matita per le sopracciglia della, doveva essere puro bio. La matita si chiama 27 matita sopracciglia, numero 27. Praticamente non so se si riesce a vedere. Non c'è neanche più la mina sotto, quindi questi centimetri sono senza mina. Vorrei conservarmi il cappuccio perché è intelligente. A parte il pennellino, vabbè, si deve lavare, che può sempre servire. Però avendo il cappuccio di protezione, potrei buttarlo nella borsina del necessaire da portare in borsetta, perché c'è sempre bisogno di sistemare le sopracciglia. È la prima volta che riesco a trovare una matita con un buon, veramente buon pennellino sfumatore. Gli altri hanno quei pennellini sfigatini che non servono a nulla.
Ok, video terminato. Questi sono i prodotti che ho finito negli ultimi 2 mesi, dovrebbe essere. Comunque troverete l'indicazione nel titolo. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ovviamente ti invito a mettere un bel pollice in su. Se non sei ancora iscritto al mio canale, c'è il tastino dell'iscrizione qui sotto, quindi ti invito a iscriverti. E se ti va, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!